sempre 0-0 con il Vicenza che riconquista palla, lo fa con Giacomelli che ingaggia il solito duello con Kone. In seconda battuta rientra anche Bittante a togliere il pallone al numero 10 biancorosso. Largo per Visconti, all'indietro Visconti a cercare Chiosa. Kone fa molta fatica l'Avellino a trovare sbocchi, il Vicenza è ordinato, coperto all'indietro, aspetta la formazione biancoverde che poi si deve affidare adesso al passaggio di Bittante verso Arini, la chiusura di Garcia Tena, l'ultimo tocco da parte di Arini. Bellutti, l'assistente dell'arbitro Manganiello, dice che la rimessa sarà per i biancorossi. Dopo metà abbondante di questo primo tempo possiamo dire che la temuta furia iniziale dei biancoverdi non c'è stata, è ovvio. Il pericolo è sempre alle porte, come in questo caso quando Brighenti si trova a pulire l'area di rigore, ma certo un Vicenza che sta tenendo testa con buona personalità all'avversario. Moretti, largo su Laverone, cross di Laverone centralmente, Coccola gira, è un gol fantastico, il vantaggio del Vicenza 26-13, la firma numero 3 in campionato è quella di Andrea Cocco, un gol meraviglioso, Vicenza in vantaggio, lo vogliamo rivedere immediatamente, nulla da fare per Gomis, cosa si è inventato Cocco, un gol fantastico del numero 19, poi il consueto ringraziamento al padre in cielo, rivediamo una girata spettacolare nel paletto lontano, nulla da fare per Gomis, coordinazione splendida, Vicenza in vantaggio, un gol strepitoso, quello di Andrea Cocco, quello che porta in vantaggio i biancorossi al Partenio. Avremmo voluto rivedere ancora questa magia di Cocco che sul cross di Laverone ha proprio piantato la gamba sinistra e facendo perno con una torsione del busto ha dato violenza e precisione alla sfera. È venuto fuori, al di là della bellezza del gol, un gesto tecnico assolutamente impressionante. Bellissimo gol di Cocco, Vicenza in vantaggio 1-0. Rimessa affidata a Petrucciolo. Crosti Kone arretrato, bucano tutti, ci arriva Castaldo che in posizione regolare, Castaldo all'indietro, pallone per Soumaré, quasi in area, occhio Soumaré, Soumaré rimette al centro, Soumaré, Camisa a mettere ordine e poi al limite va a prendersi un calcio di punizione che però l'arbitro non accorda a Cocco, è ancora viva l'azione dell'Avellino, una mischiona, Soumaré, il tocco decisivo da parte di Sciacca a deviare con l'ultima palla toccata da Soumaré, un mischione furibondo a 47-27. Lo rivediamo con Sciacca che ci ha messo anche lui del suo in questa partita per portare a casa tre punti che a questo punto, scusate la ripetizione, che in questo momento sembrano in cassaforte. Cocco spazza via Laverone, 48 in questo istante, fischia l'arbitro, il Vicenza bianco-rosso.